Istituire l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro è l'obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale dal Presidente dell'Assemblea Filippo Mancuso. L'organismo, di cui ancora la Calabria non è dotata, ha carattere consultivo di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate, di vigilanza e di stimolo per il decisore politico. L'Osservatorio, composto da professionisti operanti nel mondo giuslavoristico, sindacale e delle amministrazioni centrali e regionali, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, si pone l'obiettivo di agevolare i processi decisionali con analisi puntuali e propositive riguardanti ad ampio raggio le tematiche legate al mondo produttivo, nonché offrire un concreto supporto ai lavoratori nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza. Nella proposta normativa è previsto che l'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, debba produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sulle politiche del lavoro nella regione, focalizzando l'attenzione nello specifico sui seguenti aspetti: casi di incidenti sui luoghi di lavoro, casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro, cause di infortunio e malattie professionali, con l'evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori, i rischi, particolare ad esempio dei lavori maggiormente esposti, ed impieghi pericolosi delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull'impiego delle tecnologie, e formulando proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Funzioni di presidente dell'Osservatorio sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio regionale ad uno dei componenti dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio sono nominati ad inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa. Infine, la proposta di legge, si specifica, non comporta oneri sul bilancio regionale.